Miei cari vichinghi, oggi farò provare a Manu una nuova esperienza. E sì, perché finalmente Manu assaggerà il sushi per la prima volta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vichingoso. Come dicevo prima, oggi farò assaggiare il sushi a mio cugino Manu, che mi ha sempre torturato, perché Manu chiaramente è molto piccolo e non è mai andato in un ristorante sushi. Motivo per cui ho deciso di farmelo portare qui, visto che nei locali e nei ristoranti non si può andare per il periodo, e di fargli assaggiare il sushi per la prima volta. Non vedo l'ora di vedere la sua reazione, ma soprattutto non vedo l'ora che il ragazzo mi consegni il sushi, così magari lo comincio a mangiare pure io. No, non è giusto, non lo posso toccare se prima non viene Manu, perché deve essere lui a fare il primo assaggio. Prima di iniziare, mi raccomando, spolliciate, lasciate un bel pollice in su sotto questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video, altrimenti come farete a essere dei veri vichinghi se non vi iscrivete al canale? Eccoli. Merry Christmas. Manu, guarda, guarda, già non suona più, guarda, guarda. Dai, si è rotto, dannazione, Manu, basta, lo finisci di rompere così. Merry Christmas. Come? Arriviamo a Natale, buon giorno. Ha detto Merry Christmas? Sì. Ma è una nuova espressione per dire buon Natale? Sì, buon Harry Potter, buon Natale. Ma che vuol dire? Si è messo comodo. E quindi, cosa mangiamo? E la testa sempre qua, ce l'hai sempre a mangiare, vero? Sì. Non mi racconti niente di nuovo, se è sorellina, se è maschietto, niente, ancora non l'abbiamo capito. No, però voglio che è sorellina, sì. E questo l'avevo intuito. Ancora la mamma non ci ha dato nessuna notizia. Quindi non lo sappiamo se è maschietto o femminuccia. Ancora no. Ah, mannaggia, spero di scoprirlo presto, sono troppo curioso. Anch'io. Io prego. Guardalo com'è disperato, molto provato direi. Vito, sul serio, non mi fa più dormire, sto impazzendo. Per te come fa? Sorellina, vieni a me. Ovviamente anch'io spero che sia una sorellina, visto che comunque ormai voi siete due maschietti e una sorellina completerebbe l'equilibrio familiare. La cosa più importante, a prescindere dal maschietto o femminuccia, è che stia bene e che poi tra qualche anno magari possa fare anche i video con noi. Non vedo l'ora di avere un nuovo membro nella nostra squadra. Ma quindi con l'arrivo del nuovo fratello potrò andare in pensione? No Alessio, non si va in pensione a quest'età. Dovrai continuare a fare video almeno fino a 65 anni. 65 anni? Non finirà mai! Dai, non fare così! È bello fare i video per i nostri vichinghi! Guarda Manu com'è felice! Yeah! Togliamo una curiosità! Hai deciso di diventare ricco? Scusa, fammi capire, perché dici questo? Hai 200 euro lì? 200 euro? Ma questi non sono 200 euro! È un salvadanaio con la bancarotta di 200 euro, che tra l'altro non ho mai visto, stampata qui! Per questo l'ho comprato! Scommetto che è pieno di soldi, dammelo! Prendilo pure! Ma... cioè, ho messo soltanto un euro! Hai altri 199! Non lo so, ancora devo raccoglierli! Un euro? La mia paghetta, dammelo! Questo è il mio tesoro! Per un euro? La smetti di fare così! Un euro ci sono, ma non ti vergogni! In realtà questo salvadanaio l'ho comprato principalmente per un motivo. Ho deciso che ogni volta che uno di noi si comporterà male, dovrà mettere un soldino all'interno del salvadanaio. Così ci penserete due volte prima di fare qualche scherzetto. No, no, non lo voglio più. Vabbè, tranquillo, rimettiamolo a posto. Tanto prima o poi dovete mettere qualche soldino sicuramente all'interno. Io mi comporto sempre bene, sono un angioletto. Anch'io sono un angioletto. Non direi proprio, Manu. Oggi, in realtà, qualcosa si mangia. Infatti, a vostra insaputa, ho ordinato, indovinate un po', del sushi! Sì! Sushi! Solo sushi adesso! Ehi, non mi rubare la battuta! Solo io dico sushi e niente sushi! Caro Manu, se ti ricordi, ti avevo promesso tanto tempo fa che ti avrei fatto mangiare il famoso sushi, uno dei piatti più famosi al mondo. Motivo per cui oggi ho deciso di accontentarti e voglio far vedere la tua reazione a tutti i vichinghi che ci stanno guardando. Ma un po' non lo spiego come tutte le altre famiglie normali, no? No. 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 Infatti ho ordinato il sushi per questo, mi è anche costato, quindi ormai te lo mangi? Il sushi è la cosa più buona del mondo? Sì, ma non fare così, perché tanto tu non ne mangerai. No,
L'ho ordinato per mano. Ma non gli piacerà? E che vuol dire? Come fai a prevedere una cosa del genere? Manu mangia solo bastoncini di Findus. Ma come? Cioè, ma dici sul serio? Sì. Cioè, allora da oggi ti devo chiamare Capitan Findus. Ma dai, Manu, non essere così tradizionale. Devi provare delle culture nuove, dei cibi nuovi, dei sapori nuovi. Allora che fa? Se viaggi e vai in un posto sperduto nel mondo, che fa? Non provi il cibo di quel paese? Io sono stato all'estero. Ho mangiato in tutti i posti del mondo. Anzi, per essere più precisi, in tutti i McDonald's del mondo. Mi ricordo che in Romania facevamo delle crocchette bellissime. Più buone del mondo. Più buone del mondo, quindi le crocchette erano più buone del mondo proprio. Ma devi provare la cultura nuova, devi provare i cibi nuovi. Per esempio, il sushi fa proprio al caso nostro, perché appartiene alla cultura giapponese. E oggi mangerai con le bacchette. Sì, sì, un attimo, stiamo arrivando. È arrivato? Sì. E allora fammi una gentilezza, scendi a prendere il sushi. Certo. Sushi. Eccolo sushi. Qua, ragazzi, sono troppo contento. Il sushi, niente sushi per oggi. Oggi Manu proverà l'esperienza unica di mangiare il sushi. Niente pizza. Niente pizza. Almeno il cibo. Certo che cibo. Allora mi piace. E infatti immaginavo. Ci sono tutte le salsine. Si mangia! Anche io mangerò i sushi. Iniziamo a prendere le bacchettine. È molto semplice. Le togliamo dalla custodia. Manu, cerco di spiegarti un po' come funziona. Guarda. Clic. Wow, che magia. Questa è magia. Avalagadabra! Sei Voldemort! No, dai, sto scherzando. Queste vanno impugnate così. Ancora sinceramente non l'ho capito bene come funziona. Però devi cercare di non fare cadere il sushi. Col tempo poi ti ci abitui. All'inizio è un po' complicato, ma poi ci proverai. Tieni. Ma io voglio la forchetta. No, si mangia con la forchetta il sushi. Dobbiamo rispettare la tradizione in tutto e per tutto. Qua abbiamo delle cose bellissime. Tu sai di cosa si tratta, però è giusto conservare i sapori per il nostro Manu. Qui abbiamo la salsa di soia. Salsa di soia, salsa teriyaki. Se non sbaglio, questo è zenzero. E questo qui è un dolcino. Ok, adesso qui abbiamo una varietà di sushi. Non mi ricordo esattamente i nomi, ma questo qui dovrebbe essere il nigiri. Quindi Manu, aspetta che prendo una bacchetta anch'io. Oh, pescalo e mettilo sul piatto. No, le bacchette al contrario. Prendi questo esterno che è meglio. Sai cosa faccio? No, no. L'ho preso. Ragazzi, un metodo alternativo per pescare il sushi. Ragazzi, questo è un momento epico. Dai, dice salmone, non è una cosa così complicata. Non te lo avvicinare nei capelli, che schifo. Adesso lo assaggiamo. Com'è? In ansia io. Oh, e quanto ci vuole per dare un parere? Ah, ce lo vuoi dire com'è questo sushi? Così è così. Come così è così? Un voto da 1 a 10. 2. 2? Così così. Così 2. Non ti piace allora? Lo stesso pezzo che hai preso lo assaggerai con la salsa di soia, che è una salsa molto buona, che col sushi si sposa a pennello. Guarda qua, lo apriamo. Adesso prendiamo il sushi, lo immergiamo nella salsa di soia così. Guardate. Manu, come l'aeroplanino. Aria! Avvicinati, assaggia. Com'è? Sì. Veramente? Con la salsa di soia? Sì. Quindi con la salsa di soia ti piace? In realtà Manu ha scelto un pezzo molto easy della cucina giapponese, cioè il nigiri, che è riso e salmone. Ma appena proverà qualcosa di più elaborato, sono sicuro che il nostro Manu impazzirà e diventerà un sushi lover. Lover sushi, sì. Uno che ama il sushi. Se vuoi puoi provare questi qui, che sono croccanti. C'è la polpa di granchio all'interno e il gambero, quindi questo sarà sicuramente buonissimo. Un pezzettino, un pezzettino. Il panino. Dai, un pezzettino. E pure le bacchette si stava mangiando. Non ho preso il condimento, ho preso solo il riso. Esatto, ma non lo devi mangiare tutto. Non ti piace? Non va mangiato così. Il sushi si mangia così. Si prendono di questi, guarda, e si fa così. No, sto scherzando. Ragazzi, purtroppo a Manu il sushi non è piaciuto. Vero Manu, confermi? Sì. Ma come mai? Cos'è che non ti è piaciuto? Ci vuoi raccontare di questa tua esperienza? Era un po' commosso.
gommoso. Gommoso dici? Mannaggia ragazzi, me lo aspettavo. Però purtroppo non c'è la tempura di gambero che sicuramente ti sarebbe piaciuta, perché è buonissima, super croccante. Ecco, quella sa un po' di crocchette di pollo. Adesso Manu ti faccio cambiare il sapore con il dolcino al pistacchio. Un pochino proprio così. Prima assaggialo, vedi se ti piace. Non ti piace il pistacchio? Non ti piace il pistacchio? Buca! Il pistacchio buca! Tieni, prendi un po' d'acqua, tieni! Wasabi è super piccante, ragazzi. Povero il nostro Manu. Tutto bene, Manu? Ragazzi, pensate che una goccina di questo è in grado di farti infiammare il palato, cioè nel vero senso della parola. La prima volta mi hanno ingannato e mi hanno detto che era appunto un dolcino. Quando l'ho mangiato io, pensando appunto che fosse un dolcino, ne ho mangiato tanto. Non potete capire, ragazzi, sembravo Drago Nero occhi rossi. Dai, ho messo un pochino. Almeno puoi dire che alla tua età hai provato il wasabi. Devi mettere un euro là. Mi tocca. Metterò un soldino nel salvadanaio. Manu, il novellino, non ha saputo mangiare il sushi. Ebbene sì, qualcuno dovrà pur sacrificarsi. Lo farò io. Quindi, cosa faccio? Avvicino tutta la portata da queste parti. Manu, osserva i veri maestri, quelli che apprezzano le varie culture. Prendiamo questo qui con salmone scottato e mandorle. Lo mettiamo qui, guarda qua, così, Manu. Oppure... dopo puoi fare il bis si fa così. Siccome non ho capito bene com'era il sapore, diciamo, non sono riuscito a cogliere il gusto, ho deciso di assaggiare anche questo, che magari, chi lo sa, magari è più buono. Non lo so. Queste mandorline qua le buttiamo, no? Pure le mandorle ci mangiamo. Certo. Noi vichinghi non lasciamo niente. Uova di salmone. Macarena con il sushi. Si prende il wasabi, guarda, un picchiettino, lo mettiamo qui sopra. Poi che facciamo? Sempre salsa di soia, giusto un pochetto e... oh. Brucia. Ma te li stai mangiando tutti? No, tutti, quasi. Ma sei un pozzo senza fondo! Infatti sono senza fondo. E quindi affondo. Lo salvo perché è affondato. Lo metto al riparo. Mangia questo. Ne tieni? Sto dicendo lui, eh. Anche Alessio merita di provare il sushi. Guardalo che già è partito all'attacco. Com'è, Ale? No, dai, ti prego, non fare le mie cose. Ma guarda che pezzettone di sushi che si è mangiato. Ragazzi, io preferisco la pizza. Vabbè, anch'io preferisco la pizza, Però il sushi è pure buono. Cosa ci puoi dire di questo sushi? Cosa consigli ai nostri vichinghi? È buono, ma non va per me. A me mi piace la pizza e il McDonald's. E questo l'abbiamo capito. Cari vichinghi, se questo video di oggi vi è piaciuto, mi raccomando di spolliciare e fateci sapere qui sotto se a voi piace il sushi, no? Sì, io voglio sapere se a voi piace. Le nostre avventure continuano su Instagram, quindi correte a seguirmi. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!